Ciao ragazzi, bentornati su Greenmax Car Fishing. Oggi ragazzi finalmente abbiamo la possibilità di pescare ai laghi Embrio. Siamo ai laghi Gramigna. Gramigna, esatto. Quindi abbiamo la possibilità di pescare in questo complesso di laghi. Poi nel corso del video ragazzi vi spiegheremo bene come sono tante robe, stati, tante tantissime robe. Cose, esatto. Sarà un video molto ricco di argomenti, di spunti, di gag, come robe simpatiche, siete abituati, come, esatto. Ci fa ragazzi, però, quindi... però non mancheranno i pesci, pesci ce ne sono, posso già dire che qualcosa c'è stato e che c'è? Non so, mi sembra di dimenticare qualcosa qui, scusa. Cosa? No, non so, sembra che ho dimenticato qualcosa. Ci penso. Ma c'è del tipo. C'è non so, non so. Ci penso, scusa. Sto pensando a cosa manca. Max, non so, adesso ho capito. Adesso ho capito cosa mancava. Lo so. Che figure. Ed eccolo qui, ragazzi. Ecco cosa mancava. Ciao a tutti. Ci eravamo dimenticati. Ciao ai Primax. Come state? Tutto bene. Ci eravamo dimenticati. No, tutto a posto. Tutto regolare. Ok. Al massimo parte via la canna. Allora, ragazzi, siamo qua in compagnia di Oscar. Seconda sessione con. Sì, stiamo. Seconda sessione con Oscar, quella dell'anno scorso siamo divertiti tantissimo, quest'anno cerchiamo di replicare, ovviamente ci saranno molti contenuti e a partire da Embrio, quindi parleremo anche di questo complesso. È il progetto Embrio. Esatto. Sì, sì. E poi rig, pasturazione, ma lo scopo del video, Cri, Oscar, è... Sì, questo video ragazzi è mirato a cercare di in qualche maniera far vedere, insomma far capire grazie all'aiuto di Oscar come ottimizzare al meglio la pastura, gli inneschi e la preparazione stessa alla sessione, quindi cose molto importanti che ovviamente magari il pescatore, passatemi il termine, medio non ci pensa, ma un pescatore come il signore qui presente che si prepara anche mentalmente alle sessioni, sono cose dove giustamente... se ci si fa caso, ragazzi, può svoltare la sessione, quindi prepararsi in tutto e al meglio. Però da un anno e mezzo che ci pensa a sta sessione. La prima ancora dei pomodori, no? Sì, non vedeva l'ora. Oscar, vuoi dire qualcosa intanto? Beh, ragazzi, no, io e lui siamo stati qui già da ieri pomeriggio, siamo arrivati ieri pomeriggio io e Oscar, poi nel corso del video vi accenniamo un po' cosa abbiamo fatto, come ci siamo preparati, è uscito qualche pesce, vedete le immagini. E basta Oscar, mi sei accampato qui. Quanti pesci facciamo? Quanti pesci oggi? Ci sta pensando. Se facciamo più di 30 pesci vi offro il sushi. Ma detto ragazzi, l'ha detto. Sushi, mignolino, sushi, mignolino, mignolino, sushi. L'ha detto ragazzi, sushi. Va bene, allora. Prepariamoci bene, iniziamo a pasturare i nostri spot, ragazzi, e ci vediamo più tardi. La sessione parte a inizio. Vai. Come sempre ragazzi sono qui ad illustrarvi un po' quello che è stata la preparazione del campo, quindi come ci siamo
attrezzati io, Max, e come si è attrezzato Oscar. Quindi adesso partirei col farvi vedere appunto la nostra situazione. Eccoci qua. Allora, intanto, ragazzi, come vedete, siamo in una bellissima postazione. Poi con Oscar vi spiegheremo un attimo le postazioni e tutto. Allora, questa è una posta per due, quindi ci siamo messi in questa maniera, Max a sinistra e io a destra, ma in questo momento Max sta spombando, Oscar urla a caso, sta scobrando. Allora, situazione è questa: canne, zona ovviamente della culla, dove dimostriamo tutti i pescialoni che prenderemo oggi, la spawn station attrezzata con i bidoni, e poi abbiamo messo il gazebino qua sotto questo salice. Vedete, c'è questo salice enorme, ragazzi, è veramente grande, e diciamo che ci aiuta a stare un po' più a riparo. Quindi gazebo, adesso ragazzi, dentro ovviamente è un po' uno schifo perché sarà una giornata un po' impegnativa, quindi l'abbiamo riorganizzato un attimo per i lettini in modo tavolino, come vedete. E poi di qua c'è Oscar. Andiamo da Oscar, vedete il posto è stupendo, poi le immagini comunque renderanno giustizia. Ed eccolo qua. Ciao Oscar! Oscar che sta pescando nel pontile, che lui si è attrezzato la culla, distance stick anche lui, e poi qui c'ha la sua canuccia. Stavolta c'ha la tenda, Oscar. Oscar c'ha la tendina stavolta, ragazzi, e noi andiamo a vederla da vicino. Bene, Oscar, hai un pesce in canna. Bene, partita mentre sto pasturando. Quindi pasturando le richiamiamo. Gramigna spesso così. Allora ragazzi, sono attirati dal rumore dello spompo. Vediamo il pesce, perché è sempre un pesce più vicino al sushi. Non potevo informarvi dove. No! No, fatta apposta! Fatta apposta, non tu ci l'ha sramata! succede, no. Ragazzi! Succede! Volevo dire, adesso devo fare qualche chiamata e informarvi dove si mangia sushi più economico, no? Voglio spendere poco per voi. Un'altra regina presa con una mezza isofish affondante, con un terzo di una dumbbell rosa, sempre al gusto isofish, ma inzuppata di goo spicy squid, e sì, innescata sul mio amato spinner rig con un dirty kicker e lo shot on the hook. Ho finito la pastura, semplicissima, ma secondo me molto efficace per tenere le nostre amiche in pastura. Cosa c'è dentro? Beh, innanzitutto
Come potete vedere, questo è il risultato, ragazzi, è stupendo. Da qua capiamo cosa c'è dentro. Quindi abbiamo del mais in scatola, ovviamente. Poi abbiamo delle boiless tagliate a metà. Abbiamo delle boiless da 10 mm, ovviamente stiamo pescando con la nuova linea ISOFISH, quindi ci siamo già trovati bene, la stiamo testando parecchio e ci dà buoni risultati. Dopodiché fioccato, semplicissimo, non c'è altro da aggiungere, del pellettino da 4-6 mm e basta. Il tutto ovviamente condito con lo Smart Liquid ISOFISH, anche questo che appena possiamo lo usiamo parecchio. Bene, questo è il risultato, ragazzi, come vi ho detto. E adesso ho aggiunto anche dello sbriciolato di ISOFISH, non dimentichiamolo, perché quello è importante, perché crea frenesia. Bene, Cri, diamoci dentro. Allora, ragazzi, siamo un attimo dentro il salice perché fa un caldo pazzesco. Sì, sole qua, sole qua là. Però abbiamo da dirvi una novità. Novità, ragazzi, seguite tutto il video, perché a un certo punto del video Oscar prometterà un regalo, quindi seguitelo tutto, perché non vi diciamo a che punto è, così lo skippate. Regalo per voi, ragazzi. Furbi e skippate così. Quindi, ragazzi, guardatevi il video, perché a una certa Oscar deciderà. Come anticipato, ragazzi, io e Oscar siamo qui da ieri pomeriggio circa, il tempo di arrivare, abbiamo visto la postazione, ci siamo un attimo organizzati, Oscar si è preso quella migliore, poi abbiamo ovviamente aperto tutto il campo, ci siamo messi in pesca con calma e abbiamo fatto un po' di due parole insomma con chi pesca spesso qui, ci hanno dato dei consigli e poi ci siamo messi in pesca. Qualche carpa è uscita, anzi, per dire la verità, due amur e una carpa. Un amur di Oscar, bello anche, importante, che è uscito quasi subito, praticamente poco dopo che ti sei messo in pesca. E la seconda canna è partito veramente, sì. Un bel amur, ragazzi, veramente veramente grosso. Adesso non so stimare il peso, ma più o meno è, secondo me, 17, 17 18. 18 buoni, perché era veramente, non so, era un bel esemplare. Purtroppo non abbiamo pesato. Poi, ragazzi, ho preso anch'io un amur e sempre sotto pasturazione tramite ISOFISH, perché sto pescando solo con quelle esche, è da qualche video che sto pescando unicamente con quelle lì. Mi piacciono. Ma non ti ho ancora visto pasturare, stai pasturando solo con palline o? Sto usando la pastura di Max, la pastura che ha fatto lui la sto usando io. Okay, ieri sera, okay, ho pasturato con del pellet, avevo un po' di fioccato, quindi ho pasturato un po' così. Okay, sì, sì. Ho aspettato lui questa mattina perché aveva un po' di cose anche lui, quindi abbiamo fatto tutto il pasturone assieme. Okay. E adesso ovviamente con la stessa pastura stanno pasturando sia lo spot di Max che lo spot mio. E poi la carpa, la specchi, la bellissima specchi, e anche quella, solito sistema, palline ISOFISH del 15. E che dire, ragazzi, questo è stato ieri sera. Poi ovviamente siamo andati a Nanna, faceva un'umidità pazzesca. E dopo verso le due e mezza, così c'è arrivato l'intruso. Dovevo arrivare la mattina, alle 2:30, 3 di notte me lo sono trovato in tenda, ragazzi. E lui non aveva sonno. Lui voleva andare fuori, montare la roba. Io l'ho sentito alle 4. Ho detto, spero che non venga nella mia tenda. Spero che non venga. E invece è venuto nel gazebo. Il tuo? Sì. Però per fortuna mi ha lasciato dormire. No, invece mi avevo sbagliato, è arrivato, ha aperto tutto, dai qui non c'è sonno, mutai la roba, dai che sono carico, l'ho buttato fuori dal gazebo praticamente. E quindi no, non ha dormito? Credo l'ultima ora, poi alle 6 svegli. Detto questo, ragazzi, ecco, questo è stato quello che è successo, diciamo, la notte prima, e basta, poi abbiamo dormito tranquilli e non c'è stata più nessuna partenza. Basta, poi è arrivato Max e stamattina è iniziata la sessione. Adesso andiamo avanti, pasturiamo, ci diamo dentro e prendiamo carte, anche perché aspettiamo i sushi. E di qua, ragazzi, si è accampato Oscar, adesso andiamo a trovarlo. Eccolo qua,
Ciao Oscar, anche il pesce in canna Oscar. Ragazzi, sempre più vicino al sushi. fatalità, dai. Sempre più vicino alla meta qui ragazzi. All you can eat, giusto? Certo. Adesso devo fare qualche chiamata e chiedere dove si mangia il sushi più economico, perché voglio spendere pochissimo per voi. Andiamo a mangiare pesci gatto. Dai, passo il guadino ragazzi, visto che sono qui. Grazie. Prego. Ok. Allora ragazzi, guardiamo un attimo che Oscar cattura il pesce. E poi. Guarda, alla matta perfettamente. Dallo so bello da fare questi pesci. Vicina sull'ultima, eh? Ormai l'hai detto. Bene, allora ragazzi, Oscar sta pescando in un pontile, quindi come vedete pontile, ha i suoi secchi per la pastura, picchetti fissati al pontile, tre canne, zona culla, distance stick, e di qua c'è la tenda, perché questa volta ragazzi Oscar mi viene con la tenda. L'ultima volta, se vi ricordate, era venuto con l'ombrellone, un po' da zingaro, ma adesso invece c'ha la tendina. Poi ragazzi andiamo a sbirciare dentro, ovviamente come l'altra volta, andremo a farci un po' gli affari di Oscar. Bene, Oscar, fa anche caldo. Madonna, fa anche caldo. Bene, oh Max, attenzione, sta arrivando Max. Ci avviciniamo sempre di più al sushi, ho detto, Sì. Altra carpa, lui ha detto carpe, grandi o piccole che siano, ok? Ehi. Quindi ragazzi, anticipo già, non vedrete tutte le carpe, piccole ovviamente, altrimenti sarebbe eterna. Questa è capitata nel mentre stavo facendo vedere. C'è. È il cuscino pure da carpe, per esempio. Diciamo che la piccola l'ha presa Oscar, quindi. È il cuscino da carpe con le batterie. La rilasciamo. È piccolina, possiamo rilasciarla anche tranquillamente così. Aspetta ragazzi che Oscar mi ha preso col codino l'ascella. Ok, ottimo. Bene, ok. Poi ragazzi vi parleremo anche di lancio, perché voglio catturarne altre cose. Oh, grazie. Ehi là, salve a tutti. Ehi, Max Bruger, benvenuti a casa Oscar. Casa Bruger. Poi gli ho detto che andiamo dentro. Sa da puzzette qua dentro, No, è impossibile. Ah, allora, perché è ventilato. La tenda è nuova, il lettino è nuovo, quindi sa di nuovo, no? Mi fai piacere poi, sì. Mi prendi quella roba lì che c'è alla tua sinistra? Quella? Sì, quella lì, me la porti poi di là? Sì. Ok? Sì. Solita tattica. Perfetto. Solita tattica. Oscar, rilancia la canna, dai. Non so cosa dire, ragazzi. Questi due sono molto pericolosi. Ma molto. Soprattutto questo qui. Peccato.
Allora ragazzi, stavo ultimando il rig che sto usando in questa sessione, ce l'ho su tutte e tre le canne, non è altro che uno spezzone di boom, ok? Dopodiché ci ho messo un amo Kuvshank barbless, perché qua si pesca senza ardiglione, misura 4, e i D-rig kickers, ok? In modo da fare il D-rig. Quindi viene fuori una cosa così. Quando andrà a presentarsi, ovviamente ho bilanciato l'innesco, avremo una cosa così. Innesco che è fatto da una mezza Isofish che ho dippato nel go allo squid e una mezza pop-up rosa fluo. Non ho su tutte e tre lo stesso innesco, su una ho una semplice fondante e sull'altra invece ho messo sempre un tre quarti di pallina fondante Isofish con i famosissimi quad, ok, per bilanciare un pochettino. Anche questi tutti dippati qua dentro, come si può vedere nel go allo squid, e si sente parecchio. Adesso vado a montare sull'ultima canna il rig e poi non ci resta altro che prendere tanti pesci. Com'è Cri? Me lo direi fra poco? Sì. Vabbè, intanto qua ragazzi, carpa in the net. Disastro. Sa che Oscar ci dà il sushi qua, eh? Sì, sì. Sì. E se non riusciamo ad andare ci facciamo accreditare questi 70.000 euro di sushi. Anche... Com'è? Ah mia, sono sudato fradicio, non riusciamo a starci dietro. Ovviamente tra piccole e grandi, ragazzi, quindi... Stiamo facendo anche una bella pasturazione, quindi... Sì, sì. Ovvio che arriva sotto un po' di tutto, però in teoria... Io sto seguendo esattamente i consigli di Rob Burgess quando era venuto qua ad Embrio. Quindi sto facendo un po' quello che diceva lui. Dagliene tanto. Ah, questa è una carpa. Sì, sì. E non è colina. Te dici? Potrebbe essere questa taglia delle altre. Vediamo. Usti, carina, caruccia. Si fa sentire la ragazza, Vai Cri! Vai! Oro! Allora ragazzi, altra carpa, questa credo sia per ora, non vorrei sbagliarmi, ma la più grossa. Sempre catturata con le Isofish, sto usando solo quell'esca lì. E questo è un bel pesce ragazzi. Questa è una bella resina. Tante soddisfazioni ragazzi, tante soddisfazioni. Bene, adesso direi che la rilascio, ripasturo e rifaccio l'innesco. Ragazzi, doppia partenza, è davvero incredibile. Non ho pasturato per 20 minuti, anche di più, perché abbiamo fatto qualche ripresa, non ho visto partenze. Ho iniziato a pasturare 5, 6, 7 spom. Anche noi dobbiamo, di là ne abbiamo altre due pronte. Intanto ragazzi, vi presento Matteo. In posti del genere bisogna pasturare regolarmente. I pesci arrivano, magari sono già sullo spot. No, la mano. Però c'è l'altra. Secondo me i pesci spesso stanno sullo spot. Aspetta. Però sentono il rumore dello spomp e poi vanno giù a mangiare.
incredibile, mi è già capitato 3-4 volte oggi. Sì, sì, beh, mancano gli altri, ripeto. Sì, sì. Abbiamo ricominciato a pasturare e sono partite due carpe. Sì, sì. Sembra essere anche bella questa. La slamata, niente sushi, mi dispiace. Ci sono le altre. Capita, quando ci sono tanti pesci sullo spot, fanno in frenesia e a volte mangiano anche male. Sì. Poi qui c'è tanto pesce, no Matteo? Tanto pesce, tanta pastura, tante catture. Matteo è uno dei bailiff qui del Lago Gramigna. Sì, infatti poi ci piacerebbe un attimo presentarli, okay, quando spiegheremo il progetto. Com'è la casa? Si piega sta canna, Matteo. Ma non slamarla, per favore. Non slamarla, Matteo. Dobbiamo mangiare. Dobbiamo mangiare domani. Specchi, mi sa. Vergine. Quanti pesci siamo più o meno? Oltre la metà, secondo me. Già! Direi di sì. Comunque, se facciamo più di 32 pesci, il sushi lo offrite voi, no? No, ci veniamo a 33 sulle canne, beh. Dai, vieni! Dai! E vai! Dale, Matteo! Facciamo vedere, ragazzi. Le ginotta che sembra promettere bene dalla pancia. Sembra promettere veramente bene. Che cazzo abbiamo adesso? Due tramasonati. Ci avviciniamo molto a sushi, eh. Ormai allora, poco, 5 facciamo carte. Così, lui ci paga il sushi. E ma lui mi ha fatto anche un'altra promessa, non dico niente, ma mi ha fatto un'altra sì, promessa. Sì, ok, però aspetta un attimo. Aspetta, aspetta. Noi come possiamo regalargli il sai che buon? Sì, quello sì, nostro. Se mi prende una 15 kg, il sai che buon firmato da noi. E te lo pappi tutto, che so che ti piace. No, lo so. Con la salsa. No, non lo mangio più. Non mi piace più. Oh. Ok, doppietta ragazzi, cadute tutte e due. Abbiamo lo stesso rig, tra l'altro, dopo lo... Ah sì, me l'hai copiato. Dopo lo rifacciamo rivedere, sì. E tu da chi l'hai copiato? Da te. Ah ok, perfetto. E basta, questi sono due simpaticone dalla panciotta che ci sono venute a trovare. Bacino? Non te. Ah no, scusa, ok. Pardon, scusa, ok. Pensavo di sfacciarmi, ho detto... Mua. Va bene, le rilasciamo ragazzi e proseguiamo la pescata. Allora ragazzi, ci siamo messi i microfoni, quindi il momento è importante. No, a parte gli scherzi. Allora, ci eravamo lasciati Oscar quasi un anno fa, circa più o meno quasi, a Osi Ponte Molino, dove avevi detto che il prossimo underwater di Corta sarebbe stato un po' rivoluzionario, insomma, avrebbe
dato un grosso scossone. E ovviamente io l'ho visto, come l'ha visto anche Gri, e stiamo usando praticamente quel rig che Danny ha usato nell'Underwater che è uscito quest'anno. Scusa, posso? Sì, sì. Ok. Posso così, sono più bello? Quindi, vogliamo parlarne un attimo? Certo, perché sì. Lo stai usando tu, lo sto usando io, Gri no, perché sa fare neanche i rig, quindi... E vediamolo un attimo, ce l'hai qua dietro se non mi sbaglio, andiamo yes. un attimo a vederlo, perché è cattivo, Molto cattivo, e lo sto usando ormai da un anno e mezzo, mi vedete praticamente pescare sempre così. Uno spinner, come sempre, però con un Diri Kicker. Mm-hmm. Il Diri Kicker si sto utilizzando da qualche mese perché abbiamo visto nel nuovo Underwater che il Diri è davvero efficace, soprattutto in combinazione con lo spinner. Per questo ho messo un nuovo Diri Kicker, che sono quelli marroni appena usciti. Ok. E poi quello che crea la magia, secondo me è tutto, però alla fine un'altra cosa davvero importante è questo shot on the hook, il piombino, perché rende il rig ancora più aggressivo e aiuta l'amo a far presa più velocemente. E pensare che questo rig io l'avevo già visto sul canale Mainline. Ce n'è una cosa nuova. No, non infatti. Non è una cosa nuova, esiste ormai da, non so, 10 anni, forse anche di più. Pensa te. Però è stato sempre usato con delle bilanciate. Usate. Portogallo. Sicuramente pubblicità. E quindi delle bilanciate. Nessuno, e quasi nessuno ha usato, se sentite un rumore strano. Sì, abbiamo dei trattori che stanno arando. Magari aspettiamo. Microfono, Gri, tutto a posto? Senti il trattore? No, non lo sente, ha detto Gri, possiamo proseguire. Ottimo. E dicevo, però quasi nessuno ha usato questo shot on the hook con i neschi affondanti, ad esempio. Ok. Ma tu adesso che cosa stai usando a livello, cos'è, una pop-up quella? No, io sto utilizzando una mezza affondante Isofish. Ok, e c'ero. E sopra un terzo di una Dumble Wafter, sempre Isofish. Però bilanciata Isofish. Quindi, non pop-up? Bilanciata, non pop-up, perché ieri ho pescato con 3 bilanciate e ho fatto solo un pesce, di notte non ho preso niente. Ma i pesci c'erano, li ho visti sullo spot. Così ho detto, cambio gli inneschi, forse erano troppo bilanciati. Adesso sto pescando con 3 inneschi diversi, ma molto simili, sono affondanti alleggeriti. E da quando ho innescato, sì, questi nuovi inneschi, sì. Sto prendendo un pesce dopo l'altro. Nulla di eclatante, è una mezza affondante. Un omino, sì. Invece però della pop-up ho usato una bilanciata. Che se tu lo giri sembra un porcino. Sì. Ok. Puoi mangiare se vuoi. Esatto, perfetto. Quindi, Cristian mi dice che sto urlando, quindi abbasserò la voce, ragazzi. Quindi, diciamo che, dico la mia, sì. Io fino adesso non ho slamato un pesce di quelli che sono partiti. Cos'è successo poi sott'acqua non lo sappiamo, perché non lo stiamo vedendo. Sì. Però tutte le partenze che ho avuto non ho slamato un pesce, e comunque stiamo usando ami senza ardiglioni. Stai usando anche te questo lì? Assolutamente. Con altro amo, giusto? Io sto usando un Curve Shank misura 4 con il kicker di rig. Sì, sì, anche un ottimo amo, perché come abbiamo scoperto in questo Underwater, che ami con la punta dritta, come anche il Curve Shank che usi tu, catturano più pesci. Io qui uso il Long Shank, che non ha la punta dritta, però lo preferisco quando devo pescare con ami senza diglione. Qui la riempio, bisogna pescare con ami barbless, quindi senza diglione, e in quel caso preferisco il Long Shank Pick, perché ha la punta a becco e non esce più così facilmente dalla bocca del pesce. Ok, ok. Andando a tirare un attimo le somme, a parte l'arroganza estrema di questo rig, io penso che un fattore importante comunque sia questo anti-tangle qua. Certo, è importantissimo per qualsiasi rig, è importante che si possa resettare, perché abbiamo visto in Underwater che i pesci magari aspirano 6, 7, 8 volte l'innesco finché finalmente si allamano, quindi un rig che si possa resettare è fondamentale. Quindi l'anti-tangle è davvero importante. A parte questa piccola modifica che vedo sul tuo cog, ok, che
tralasciamo perché penso sia anche complicato un po' da spiegare magari ai quelli nuovi. E cos'è questo, Oscar? Questo qui è un flying backlit, quindi è un tendifilo che scorre sulla lenza madre, e lo uso sempre e ovunque quando pesco a medie e corte distanze, quindi fino a 100 metri, ma lo uso anche quando calo dalla barca. Li lo uso sempre. Sì, ti ho visto usarli. E questo perché voglio che gli ultimi metri della mia lenza siano perfettamente distesi, appoggiati sul fondo, e non voglio che i pesci vengano in contatto col mio filo, perché i fili spaventano i pesci. Ok, e quindi allora tu hai questo sistema di piombo e questo rig su tutte e tre le canne, differenzi solamente l'innesco, sì, su questi tre. Io rig. Uso il cog perché il fondale di dove sto pescando è duro. Se ci fosse fango non lo userei, perché è tipo come un inline, quindi sì, lo uso perché il fondale è pulito e duro. Ok, io sto pescando con l'inline dalla mia parte e devo dire che comunque rende... Okay. Anche l'inline è un sistema davvero efficace. Sì. A me piace il cog perché hai attaccato il rig al punto più pesante, sì, del piombo. Sì, sì. E sì, credo che attualmente di meglio o di più efficace che... credo non ci sia niente. Questo per me, per questo tipo di pesca, è il miglior, o la miglior montatura che si possa avere. Ovviamente, se parlavi di più bello, qualcosa di più bello c'era. Comunque, dettagli. Chiudiamo un attimo questo piccolo spazio, ragazzi, poi andiamo avanti con la sessione. Volevo solo in velocità che spiegassi un attimo perché usi questo, quando e come usarlo, perché non tutti lo utilizzano, questo tubicino qua. Io uso questo tubicino perché questo qui è forse il leader che prenda meglio la forma del, okay, del fondale. Quindi, questo è dark matter? Esatto. Okay. Nano tubing, no? Morbidissimo. E mi piace, il nano quindi più sottile, okay, quindi ci aiuta anche nel lancio, e se non uso il tubetto anti-tangle uso i dark matter leader, quelli in nylon. A me personalmente non piace l'headcore perché è rigido e secondo me non si in acque bene limpide le carpe lo vedono. Ok, perfetto. Sì. Bene ragazzi, abbiamo visto un po' come sta pescando Oscar, come pescherà Cree. Andiamo a trovarlo e facciamo due chiacchiere anche con lui. Lui sapete che non è proprio l'amante dei rig per eccellenza, probabilmente starà pescando con un air rig scarsissimo, ma i pesci li fa anche lui, quindi andiamo a vedere il suo rig speciale. A dopo. Ragazzo, cosa stai facendo? Sto preparando il rig. Ah vabbè, sì, dai, lascia stare, tu il solito air rig, vai via, dai. Però... Dai, solito il rig, va bene così. Allora ragazzi, suonata una canna qua. Ah, qua c'è il bidoncino dell'acqua. Vediamo se parte in diretta. Ah, non parte in diretta, però c'è stato un beep. Va bene. Cree che si prepara al lancio. Vuoi far vedere il rig? Ma va, solito il rig, dai. Che lancio potente, mamma, vediamo se parte qualcosa, dai. E questa ragazzi è una tripletta e siamo già a 18. Oscar, il sushi ci avvicina, incredibile. Abbiamo notato ragazzi che veramente ogni qualvolta che andiamo a spombare sopra gli inneschi 4-5 spombe parte il pesce. Sì. Stanno ferme anche per mezz'ora, un'ora le canne, poi si va a spombare. Neanche mezz'ora, un'ora, mezz'ora, sì, 40, un'ora. 20 minuti, mezz'ora. Sì. Com'è che dici Oscar sempre? Work, fish, sleep poco e repeat. Sì. E qui è importante pastorare tanto, regolarmente e essere precisi. E sì, si usano esche di qualità, si possono... Beh, le ottenere questi risultati, sì, stanno rispondendo bene. Pellet, il mais, belle. La tattica sta funzionando alla grande. Anche i righe stanno funzionando alla grande. Direi che possiamo liberarle adesso. Dai che dobbiamo arrivare a 30. Bene. Ha ha ha!
sento un attimino usato, eh. Ragazzi, questo è lo spot mix che sto utilizzando in questa stagione, un mix semplicissimo che funziona ovunque. È composto da boilies, nel mio caso boilies Isofish della Mainline, le nuove boilies al pesce del 10 e del 15, e le ho bagnate già a casa con lo Smart Liquid, sempre del gusto Isofish. Lo Smart Liquid ormai lo sapete ragazzi, lo uso sempre e ovunque. E poi ci ho messo del pellet. Il pellet è importantissimo perché i pesci qui in Gramigna e anche nell'alto lago Embio, lago dei Cini, i pesci sono abituati a questo pellet, quindi secondo me è fondamentale averlo nel mix. In più è un'esca fantastica, forse l'esca migliore perché è molto attrattiva e si scioglie in acqua, e sì, le carpe vanno matte per il pellet. E sì, il pellet è quello disponibile qui al lago, quindi se venite a pescare qui in Gramigna lo potete acquistare direttamente qui. Poi mais e grano saraceno, un mix semplicissimo, abbastanza economico perché le palline ne ho messe poche, quindi il pelle costa pochissimo, mi sa che un sacco qui da 25 kg costa 50 euro, quindi 2 euro al chilo per un'esca fantastica, e poi il mais e il grano saraceno che non costano tanto. Quindi sì, questo è il mix. Le Isofish stanno funzionando benissimo, le carpe vanno matte per queste boilies, e sì, ora cosa devo fare? Giusto? Pasturare. E ora? Cosa sta succedendo? Vuoi tenerti da parte da mangiare qualcosa questa sera? No, per te, guarda, ti do un po'. Guarda. No, perché hai tanta fame. Sei abituato, guarda, a sta schifezza qua. No, 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 no. Bon. Da stasera hai da mangiare. Buon appetito, okay. Dai, Max. Per te è gratis, non devi pagare niente. Grazie mille. No? Vieni un attimo, che devo far vedere una cosa che ho appena visto. Aspetta, vieni qui. Aspetta, girati un po'. No. Fidati. No. Alza la mano un attimo. Questo? Questa è la fortunella. Questa è la fortunella, ragazzi. Ma ce l'hai anche dall'altra parte? No, è una presa d'aria solo. Ah, okay, d'aria. Ho capito. Ma scusami, ma l'hai tagliata a te la maglietta? Sì, è fatto apposta, perché quando dormo col braccio alto. Ho capito. E anche quando lanci, no? Alzi presa questo... d'aria. Sì, giusto. Madonna. È fatta apposta. Ho capito. È fatta apposta. Cazzo. E devi vedere l'altro buco. Quale? No, questo qui non lo voglio vedere. L'ho visto prima quando hai lasciato la carpa e quello mi bastava. Dai. Direi che possiamo chiudere il palato così in bellezza. Partenza da Big Cree. Bella. Partenza da Big, vero? Bella. E infatti. Infatti pesucchia. Mi sembrava grande, sai, adesso, vedendola così. Sì, ma abbiamo detto così anche prima. Questo è un altro. Questo è un'altra, ragazzi. Questo è un altro. Ah, sì. E allora, in questi casi, Rob Burgess dice, lasciatela andare. E passami la videocamera. E cambio della guardia. Della pasturazione, questa, cambio, ragazzi. Della guardia. Una carpa in culla, che poi una regina, neanche una specchi. Ma è bellina, Cree, eh? Sì. Tanto bellina, metti il guardino sopra il picchetto che non sopra parte il picchetto via. Perché abbiamo già avuto, ragazzi, brutte esperienze in un video che la carpa è saltata fuori dal guardino. Sì, non una volta, c'è successo più volte. Più di qualche volta. Adesso ci vorrebbe una terza partenza sulle mie, e così facciamo capire che pasturando dagli le carpe, ragazzi. Sì, perché adesso effettivamente ci eravamo fermati un attimo a fare due o tre contenuti. C'è una cosa che, mamma mia, è a galla, ma ha dato due testate potenti
ragazzi, ci eravamo fermati un attimo per fare un po' di contenuti, ragazzi, delle riprese con Oscar, quindi abbiamo alzato le canne perché era diventato impossibile. Abbiamo mangiato, poi nel frattempo abbiamo ricarato gli inneschi, ripastorato un po', stavamo proprio cominciando a spombare, abbiamo finito le mie, stavamo facendo quelle di Max e... Beh, due o tre pasturate gliele date sulle mie, chissà che parte anche la terza. E queste, Cri, non sono doppie partenze insieme, ma sono doppie partenze, perché hai inguadinato una e partita l'altra. Esatto. Sicuramente la taglia è aumentata rispetto a stamattina. E ci siamo. Sicuramente la taglia è aumentata. Adesso andiamo subito a farla vedere in culla e poi ricaliamo. Repeat, 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 come dice Oscar. Allora ragazzi, purtroppo quando si pesca con Oscar Brugger ci sono i lati positivi e quelli pagliacciosi. Questo è il lato pagliaccioso. C'è di buono che lo spot mix risponde sempre alla grande, canne appena ricalate, 4-5 spombate, doppia partenza, una è qua, l'altra ve la faremo vedere tra 3-4 giorni. E sicuramente... Hai catturato un bel pesce, com'è che si chiama il pesce ragazzi, questo qui? Willy Lorbo, occhi a palla. Willy Lorbo, occhi a palla, amico Charlie. Però ragazzi, questo è un bel pesce. Sì, bravo, bravo, bravo. Questo è un bel pesce. Come l'hai preso? Per la bocca. qua bisogna chiedere a Cri perché era la sua canna Isofish. Isofish. E quindi ragazzi, la pasturazione risponde egregiamente, la taglia sta aumentando come potete vedere, questa e testa diventano sempre più bello e, beh grazie amore. Tra me e Oscar c'è una scommessa, devo fare un piccolo regalo, guarda, attenzione, una caramella per te, che te la meriti. Grazie, apri la bocca, stai zitto, apri la bocca. Grande. Ti è piaciuta? Buonissime le Isofish, assomigliano alla liquirizia. Oh, pensavo perché piacciono così tanto le carpe, magari piacevano. Hai fatto bene, no? Hai fatto bene, sa di liquirizia. Comunque ragazzi, la taglia aumenta, il gioco inizia a farsi interessante, c'è una scommessa fra me e Oscar che ovviamente non saprete mai, ma pian piano ci arriverò e dico comunque che devo arrivare ai 15 kg per vincere, quindi questa era una 11 kg, mi mancano 4 kg di carpa, magari quella che ha preso Cri la facciamo mangiare, ma ci arrivo. Comunque ragazzi, ormai siamo superati le 20 partenze, quindi il sushi ce lo portiamo a casa, quello è sicuro. Questa la rilasciamo ragazzi, ricaliamo le canne, vediamo la carpa di Cri e poi ributtiamo la spastura magica. Grandi. Ragazzi, ennesima carpa catturata, che ce la prova con questa esca qui, gli Isofish che stai pescando ormai da qualche video. Chi sono loro? Tra un attimo, tra poco, insomma nel corso del video, li vedrete. Se volete andare a dire i nomi ragazzi, poi tanto andrete a video, quindi... Io sono Riccardo. Io sono Giovanni. Io sono Matteo. Ed è grazie a loro se in questo posto ci sono carpe così. Se riesco a farvela vedere ragazzi, perché se ne fosse stata una oggi che stasse ferma. Eccola qua. Belle, in forma e tanto filo da torcere. Bene. Io direi anche a rilasciarla. Ma adesso. Bello in forma, stavi parlando di Oscar? No, della carpa. Ah, ok, no, perché... la carpa, la carpa. Bombo. Bene ragazzi, le rilasciamo. Bene ragazzi, spazio un attimo a quello che è realmente embrio. Qua dietro di me ci sono quattro persone, si presenteranno e andiamo con loro a capire cosa c'è dietro embrio. Quindi partirei subito con una domanda molto importante: che cos'è il progetto embrio? Allora, innanzitutto mi presento, sono Nicola, uno dei bailiff dell'Aghi Gramigna. Il progetto embrio è un progetto senza scopo di lucro che nasce da un'idea di Danny Firebrass. È un'idea che nasce appunto per dare la possibilità ai pescatori di pescare
in nuovi posti o comunque anche in posti dove c'è bisogno di una rivalutazione del posto. Noi appunto siamo dei bailiff e siamo qui appunto per gestire il lago, ci occupiamo della gestione del lago, del rapporto dei soci, di organizzare eventi per i soci, di controllare comunque il posto. E ecco, quindi il progetto Embryo. Beh, mi sembra che diciamo che è chiaro. Tu sei? Riccardo. Ok, quindi voi bailiff praticamente cosa fate? Sono curioso, dormite qua, vivete dentro? Sì, stiamo lì su una pescate, baracchetta. Pescate, no, allora, ovviamente. Siete qua di guardia, spiega bene che cosa fate durante il giorno. Allora, una settimana, cioè in una settimana, quelle due volte, per esempio, ti faccio che magari veniamo qui al lago, se c'è da tagliare l'erba si taglia l'erba, se c'è da portare i salici si portano i salici, magari la manutenzione nei bagni, nella doccia. Pure manutenzione del, esatto, dell'area. E magari se c'è qualche pescatore nuovo ci presentiamo, insomma gli chiediamo anche se si trova bene, gli si dà qualche consiglio. Beh, intanto vi posso fare i complimenti perché ragazzi non c'è una carta per terra, è tutto in ordine, cioè è veramente bello, quindi da parte mia di Chris sicuramente vi facciamo i nostri complimenti perché lo tenete bene questo posto. E quindi cosa volevo dire? Come si fa poi per venire a pescare qua? Cosa bisogna fare? Ciao a tutti, io sono Matteo, per venire a pescare qua ci sono dei ticket che hanno varie durate, alcuni giornalieri, alcuni dei 2-3 giorni, alcuni settimanali, e poi c'è anche un abbonamento annuale. Mm-hmm. Quindi basta andare sul link dei laghi Gramigna, come funziona, dove posso trovare l'accesso per fare questi ticket? Allora, c'è un baracchino che si paga qua, no? Allora, per i dei ticket bisogna rivolgersi a Embryo. Ok. Alla pagina. Ok. Invece per l'abbonamento annuale, invece, quando verso marzo si fa Embryo sponsorizza sulle sue storie. Ok, quindi comunque l'importante è basta seguire le pagine di Embryo, o magari a volte vedo anche sui social di Corda, ci sono appunto le aperture e le iscrizioni, uno poi segue i vari link e può tranquillamente fare all day ticket ok, perfetto. Ultima cosa che volevo appunto chiedere, lascio parlare te, consigli un attimo, ma non tanto consigli perché comunque lo stiamo vivendo anche in prima persona, ragazzi, ci stiamo stradivertendo. Cosa ci puoi dire se dovessi consigliarlo ad un tuo amico? Come può pescare? Dove può pescare? Beh, ciao a tutti, sono Giovanni, un bailiff dei laghi Gramigna. È un posto non molto tecnico, è adatto sia a ragazzi che ai più adulti. Ok. E si pesca sia a lunghe che a corte distanze, si prende ovunque, centro lago, sotto sponda opposto. Quindi anche se io sono l'ultimo arrivato dei pescatori, voglio provare a pescare a car fishing, posso divertirmi anch'io. Sì, non devo venire qua con chissà quale archibugio per tirare fuori un pesce. No, assolutamente no. Ok, perfetto. Poi immagino che come tutte le cose c'è la stagione dove si pastura un po' di più, la pastura un po' di meno. Oggi qua stiamo dando, il pesce reagisce e stiamo portando a casa, sì, una partenza dietro l'altro. Come detto, nei laghi c'è tanto pesce, basta pasturare tanto, il pesce arriva e le catture sono assicurate. Quindi c'è da divertirsi? Sì. Sì, dopo il bello è che sono 6 laghi tutti uniti. Laghi? Esatto, quindi ogni lago ha la sua profondità. E quindi anche durante la stagione è il bello è di andare anche a ricercare i pesci nei vari laghi, perché comunque sono tutti laghi uniti, quindi i pesci girano tranquillamente in tutti i laghi. Ah, quindi non sono divise le... No, sono tutti, sono tutti uniti. Tutti collegati. Bello, bello. Quindi durante le stagioni è bello anche andare alla ricerca dei pesci e avere anche qualche bella soddisfazione. Quindi quando prima anche ho fatto Willy l'orbo... Anche nelle stagioni invernali, che c'è anche il winter ticket, che praticamente ticket. Peschi nei mesi invernali, con un piccolo pagamento, un contributo, peschi nei mesi invernali e comunque ti puoi togliere delle grandi soddisfazioni, perché comunque riesci a catturare anche d'inverno senza problemi. Sì, è un lago che si presenta attivo, una serie di laghi che si presentano attivi chiaramente in posti differenti durante le stagioni, però in tutte le stagioni i soci hanno avuto
belle soddisfazioni e hanno fatto belle catture, insomma. Eh beh, immagino, anche perché noi ci stiamo veramente divertendo. E Spielberg, volevi aggiungere qualcosa? Volevi chiedere qualcosa? Se no, libero i ragazzi che hanno da fare, ovviamente, perché sono qua che lavorano. Ta-da! No, più di fargli... Cado. Non è che tizione che sei. No, più di fargli i complimenti perché appunto stanno gestendo il vario complesso dei laghi molto bene, come diceva Max. Beh, sì. E sì, posso confermare, ragazzi, che ci stiamo divertendo, perché comunque i pesci, avete visto, ci sono. Ovvio, si può pretendere di venire qui, per quanto sia facile, di buttare un rig e star lì. Sì. Cioè, presumo che ci sia sempre del lavoro da fare, come in tutti i laghi. Certo. Okay, non è perché non ha detto perché sia facile, bisogna darci dentro, ragazzi, come stai facendo oggi, e ci sta divertendo tanto. Oltretutto la taglia sembra quasi aumentare, sta aumentando, esatto, come te. Bene, ragazzi, allora con i bailiff è tutto, abbiamo delucidato appunto quello che è embrio, spiegato alcune cose, quindi vi invitiamo, se volete, a provare embrio. Mi sembra che non c'è solo il Lagrigamigna, ma c'è un altro lago che è Lago dei Cigni, che si trova a Reggio Emilia, perfetto. Quindi probabilmente ci saranno nuove aperture, magari vicino a casa vostra in un futuro, non lo sappiamo, però questo è il progetto embrio. Quindi se volete divertirvi, passare una giornata in famiglia, con amici, da soli, fate quello che volete, non ce ne frega niente, però sapete che ad embrio vi potete divertire, ragazzi. E se avete bisogno, loro sono qui. Esatto, sono qua per questo. Ragazzi, noi vi ringraziamo per la vostra disponibilità. Grazie a voi. A voi. E ci vediamo dopo per la pizza, perché la offrite voi. Ciao. Ok, ragazzi, la taglia sta aumentando notevolmente, c'è ancora roba più grossa, però sono contento. Il mix di mais, fioccato, isofish tagliate a metà, frullate e intere, sta dando i suoi frutti. Sono veramente contento, la sessione procede bene e questi sono i risultati, ragazzi. Questa taglia stimata, siamo sui 10 kg, veramente un bel pesce. Pancia grossa e un bel combattimento anche. Una foto di rito e andiamo a rilassarla. Ragazzi, ho appena rilanciato l'ultima canna e non sono riuscito a mettere neanche la canna sui singlet ed è già partita. Incredibile. Infatti il tenditilo ce l'hai ancora lì. Cioè, l'ho appena messo e proprio in quel momento ho sentito zzzz. Allora vediamo cos'è. Max, sì. Cosa mi dai, sì, se questa carpa, sì, supera, ascolta bene, sì, ascolta bene, cosa mi dai se questa carpa supera 3 kg? Allora, se supera 3 kg ti do 5 euro. Ma dai. Se è un gatto, sai cosa darmi. No, non è un gatto. Hai già preso il portafoglio. Ma voglio cash, eh? Sì, monetine da 1 centesimo. Però se è un gatto, sai cos'è? Sai cosa devi dare a me? No! Lo sai. Ti ho già detto, Marco. Non ti voglio baciare. Ma sai che questa carpa non arriva neanche a 3 kg? Ah, pesiamo, dai, Ma, guarda! Guarda qua! No! No! Aspetta. Questa la devo pesare! Sì, devo pesare! Ah! Attenzione! Permesso, grazie! No!
questa luce. Vai a prendere la bilancia, Max, dai. E anche il portafoglio. No, no, questa non pesa 3 kg. Non ci credo. No, dai. Ma no, dai. La carta più piccola della sessione. Si accettano scommesse, ragazzi. Si accettano scommesse. Stariamo? Mettiamo un chilo in meno. Max, sì? Guarda prima quanto pesa la sacca. Sì. Allora, 8 kg. La sacca pesa esattamente 1,3 kg. Quindi se supera, se è almeno di 3 kg, devi fare 4,3 kg. Il guadino ovviamente lo toglie, eh? No. Si accettano scommesse. Io dico 3,7 kg totale. 3,5 kg senza sacco. 3. Aspetta. 2,4 kg. Anch'io totali. Intanto ripassiamo alcune buone regole su come trattare il pesce, anche se di piccola dimensione non vuol dire che non esige rispetto. Ragazzi, è arrivato il momento. Devo ancora chiudere la sacca, però Giovanni, lì c'è un cubo di boilies, me lo porteresti per cortesia? È uno scherzo, è uno scherzo. Oh. Quindi allora la sacca fa 1,3 kg. 1,3 kg, quindi devi arrivare a 4,3 kg per essere di 3 kg. Incinati, Christian. Aspetta, aspetta. Sì, no, è zero, è zero. Ok. Sì! Cosa fa? 4,7 con la sacca. Avevo detto. No, mi resta. Quello che sono andato più vicino. Ma dai, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto. Pensate. Ma quindi? Se non c'ha culo sto uomo, ragazzi. Quindi? Quindi ti devo 5 euro? Vabbè. Però dai, se mi offri un gelato stasera. Quale? Allora, ragazzi, qui sta diventando un lavoro. Un pesce dopo l'altro. Anche Christian ha appena fatto un pesce, l'ha messo un attimo in sacca e questa l'ho presa sempre, mi sa, con una mezza isofish affondante con un terzo di una wafter rosa o se no col chicco giallo. Mi sa che di innesco non c'è più. Comunque sempre con lo spinner. Chicco giallo. Sempre con lo spinner e la montatura Cog. Mamma mia, che forza che c'ha sto pesce. È bella comunque. Dai, no,
però tra poco ci siamo. Questa carpa la chiamo Max perché è molto cattiva. Max! Sto catturando Max! Perfetto! È una carpa bruttissima, è molto cattiva. Deve essere uno spettacolo allora. Vieni. Sì! Sì! Ho catturato Max. Ho catturato Max. Ragazzi, questa è la carpa numero 24 in meno di 24 ore. E ho appena sentito il delkin di Max. Tra poco cattureremo la carpa numero 25. E poi ne mancano solo 5 per arrivare al nostro target. 30 carpe in 36 ore di pesca. Che sessione. Questa è 16 kg. Se la prendi? Sì. Siamo a 25. 25 carpe, siamo arrivati ieri alle 7 eravamo in pesca, no? Sì. 7 di sera. No, mi hai mandato il messaggio alle 8 che avevi appena posato le canne. Comunque sì. Vabbè, sì, 7, 8, non cambia niente. Comunque, vabbè, ottimo risultato. Purtroppo ragazzi questa l'ho persa perché mi sono distratto un secondo e ho lasciato la tensione del filo, come detto prima, ami senza ardiglione, secondo me, Oscar correggimi se sbaglio, il contatto col pesce va tenuto. Mi sono distratto un attimo perché ho visto partire anche l'altra, e che è questa, e mi si è slamata, quindi tutto ciò per dirvi che quando pasturi bene, preciso, come appunto ha fatto la spiegazione Oscar nel discorso delle misure dello spomb, i pesci quando entrano sullo spot, ragazzi, può succedere delle doppie partenze, o può succedere di tirare la canna e avere la canna ancora in mano e la canna parte. Mi è già capitato 2-3 volte. Esatto. Come ti trovi con la Kaizen a 10 piedi? Allora, è da un po' che lo diciamo, un'impressione molto buona, perché avendola 4 libre pensavamo di non divertirci così tanto, invece anche con carpe di media dimensione ti fa divertire parecchio, ragazzi. Allora, uso anch'io questa qui da 10 piedi 4 libre, però quando pesco poi il gommone. Però per chi pesca, non so, in canale, cos'è una carpa? No, che è un amur. Sì, peccato che adesso questo si arrabbia. Primo amur oggi, Primo amore anche per me, l'ho fatto anch'io, quindi. Allora, probabilmente non è enorme, ma c'hanno una forza gli amor, ragazzi. Quando arrivano sotto riva poi ti fanno veramente divertire. Guarda la piega della canna. 4 libre. Cioè, favolosa. Guarda che roba. Mi chiama Riccardo. Pesce in canna per Oscar, ragazzi. Sarebbe il 26? Se li portiamo fuori tutti e due siamo a 26. Mamma mia, oh ragazzi. Eccolo, ci siamo. Adesso questa è la zona rischio. Proviamo? Mamma mia, mamma. Sul godino. Guarda come ha conciato il letco. Che culo. Ragazzi, un'altra tripletta. 25, 26 e 27esimo pesce. Questo, ragazzi, davvero. Sì, oh, guarda. Non ho più canne in acqua. No, neanche io, sono partite 3 canne di fila. Incredibile. Comunque mi guarda male. Ti ho preso veramente un bel amur. Sì, io però ragazzi lo rilascio subito, sì, perché l'amur è molto delicato, quindi vi saluto. Andiamo. Bene, top. Dai, ancora 3 pesci.
ed è giunta sera. È giunta sera, ragazzi, siamo parecchio stanchi. Io sono stanco morto, cotto. Siamo cotti, provati. Questo perché? Perché è stata una giornata movimentata. Quindi ci siamo sicuramente divertiti. Madonna. Ci siamo veramente divertiti. E i pesci sono usciti, tanti. Diciamo che tutto quello che è stato il lavoro per andare a catturare questi pesci è stato fatto, secondo me, nel giusto modo, quindi a partire dalla pasturazione alla presentazione dei nostri inneschi alla scelta del rig, tutto ciò ha portato a questo, quindi una sessione oggi fatta con i contro. Poi domani mattina faremo un piccolo assunto in velocità, sì, tutti i punti che abbiamo toccato per fare questa sessione. Andiamo a rivedere quelli che sono stati i focus, che appunto sono l'argomento del video, come ottimizzare una sessione. È andato tanto bene, ragazzi, che abbiamo deciso di non pescare questa notte. Questa notte faremo nanna. Adesso sì, appunto state vedendo l'ultimo pesce della giornata che ha fatto Max 20 minuti fa, mezz'ora fa. Esatto. E ho preso un'altra bella carpa. Sì. Adesso... E con questa, ragazzi, siamo arrivati a quota 28. 28. Beh, non è una cifretta, insomma. Ah, abbiamo pescato bene. Non l'avevi detto, sono sincero. Non ci credeva. No, però 28 la sessione sono tanti, Sta andando molto molto bene, sì. Sì, sì, sì. Ancora ogni tanto qualche bipa si tira. Sì, è tutto. L'ultima canna che devo tirare su, ho detto magari parte un altro mentre stiamo facendo la chiusura serale, ma adesso la tiro su perché appunto stasera facciamo nanna, ragazzi. Quindi ci faremo due coccoloni e dopodiché niente coccoloni, faccio Oscar di coccoloni. No, grazie. Non neanche te, no. Mi faccio la sua. Vabbè, mi piace... Okay. Vabbè, ok, ragazzi, noi andiamo a dormire, ognuno per conto suo. Ah no, te siamo insieme. Quindi niente coccoloni. Quindi, okay. Vabbè, stanotte magari ci sta uno scherzo a Oscar e gli facciamo tirare un avvisatore anche se non ha le canne giù. Giocherete 5 contro 1? No. No, no, io... No, tanta nana, mi sa che adesso svengo nel letto. Ok, ok, no, volevo solo... chiederlo per i spettatori, sì, 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 perché sicuramente non credo. Ok. No, quindi ragazzi, è fatto bene, E ci vediamo fra poco, quindi domani mattina, e buonanotte in questo momento perché io sto morendo di sonno. Due pesci al target, ragazzi. Due pesci al target sushi. Poi ci vediamo al sushi. È vero, ci vediamo al sushi, ragazzi, perché domani mattina li facciamo. Ragazzi, a dopo, ciao. Buonanotte. Chi è che si alza? Non lo so. 5 contro 1. Così. Ragazzi, buongiorno. Hola. Dai laghi Gramigna. Hola, Cisco. Siamo appena svegliati, adesso con calma ci beviamo un caffè. Ci rimettiamo in pesca. Ma che piomba sta. Sì. E faremo queste ultime ore di questa mattinata. Arriveremo a 4:30. Oscar ci offrirà il sushi. E saremo più felici di prima. Esatto. Quindi, adesso. Sei già il nonno col trattore, che sta. Sì, già trattorando di brutto. Bene, ragazzi, ci mettiamo in pesca e adesso capiamo anche Oscar perché non. Non dà segnali di vita. Non è attivo Oscar stamattina. Non so. Si aspetta e facciamo tutto noi. Andiamo a prenderlo dopo. Andiamo a prenderlo. Va bene. A dopo. Abbiamo calato le canne ed è partita subito. Dobbiamo arrivare al nostro obiettivo di 30 carpe. E 29 mesi. Questa sarebbe la 29esima. Allora, prendo il guadino qui. Cos'è? Falla girare di qua, così la inguadiniamo qui. Piccolina? Enorme.
la mattina è delle piccole, quelle grosse questa è piccolina. Sì. Oscar ha detto 30 pesci. Però Oscar ha detto 30 pesci, quindi insomma ci stanno le piccole, ci stanno le grandi. Va bene, allora questa qua poi la rilasciamo senza neanche tirarla fuori, la inguadiniamo. 29. Soddisfatto? 29? 29 ragazzi. Siamo quasi al sushi. Siamo quasi al sushi. Carpa in the net. E questo ragazzi è il nostro aperitivo con l'Ezo Fish. Numero 29 questa. Numero 29, la rilascio ragazzi perché è piccolina. Però comunque i suoi 4 kg fa. Però Oscar ha detto 30 pesci. Ricordo, questo qui è un pesce. Questo è un pesce. Bene. Ragazzi, diamo il buongiorno ad Oscar. Sono le 10:30, 11, si è svegliato. Devo andare via fra mezz'ora, lui si è svegliato adesso. No, non è vero. E allora, dormito bene? Sì, molto bene. Sì, abbiamo dormito tutti bene, nonostante siamo collassati. E allora, noi stamattina ci siamo alzati presto, a differenza tua. Abbiamo già calato il cane pasturato. Lui sta arrivando contro per non arrivare a 30. Noi invece siamo già a 29. Si è ciappato dopo, il mulinello. Tra poco lascio le cani. Tra poco dobbiamo andare su. E quindi Oscar, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo per raggiungere il nostro piccolo obiettivo. Se arriviamo a 31 c'è l'amaro anche. Il dolce. Esatto. Quindi direi che stiamo andando bene. Molto bene. E ho pensato invece di premiare solo voi due, di offrire anche un premio per i vostri follower. Tanta roba ragazzi. Setti Kaizen? No. Setti Kaizen non sono disponibili attualmente perché vanno a ruba, no? Ed è la verità. Le green. Ho sentito Delkin. Però sì, magari perché abbiamo usato le Isofish questa sessione e ha funzionato alla grande. 5 kg di Isofish, che ne dite? Beh, è un bel premio insomma. Quindi, è un bel pacco 5 kg. Se arriviamo a 30, uno di voi ci sarà un sacco da 5 kg di Isofish. E allora ragazzi, l'ha detto. Solita regola, immagino, Cri, commentate poi il video. Decidete voi come fare. Beh sì, come abbiamo fatto con i nostri regali che abbiamo fatto sì, su Instagram. Prenderemo magari il vincitore. A caso sceglieremo un vincitore. Quindi allora ragazzi, del video, commentate a più non posso il video, scrivete chi è il più bello tra noi tre. No, scrivete invece qualcosa magari che avete visto nel video, che vi ha interessato, tutto quello che appunto volete scrivere, a parte che sono il più bello io, vabbè. E sceglieremo un vincitore a caso, allora Cri, così col dito, tac, lui, e verrà premiato allora con un sacco da 5 kg di Isofish. Beh, ringraziamo noi Oscar per questo omaggio che fa alla nostra community. Grazie a voi per l'invito e quindi per questa bellissima sessione, ci siamo davvero divertiti come spaccati. Sempre. Sì. Termine giusto è spaccato. sì. Quindi allora ci rimane da raggiungere due obiettivi, uno per noi e uno per voi ragazzi. Lotteremo e suderemo per voi, perché Oscar le canne ancora in acqua non ce le ha, vuole arrivare contro. Adesso lascio le canne, perché sì, voglio arrivare a 30 per loro. Ah, non per noi. Ah, non per noi. Per voi no, perché... Okay. Allora dai. Va bene ragazzi, ok, allora andiamo a darci da fare, Cri, perché dobbiamo arrivare a 30 per noi e per loro. Col cuore ragazzi, col cuore. Allora ragazzi, andiamo a rivedere un attimo quelli che sono stati secondo me i punti focus per ottimizzare al meglio la nostra sessione. Quindi io direi che cosa fondamentale è anche la preparazione a casa, Oscar, giusto? Assolutamente, io preparo sempre tutto a casa, quindi la pastura, bagno già le palline a casa, preparo tutte le montature, così quando arrivo al lago non perdo tempo ma posso subito fare il plumbing, cercare gli spot e poi lanciare le canne. Quindi una volta che
arrivo al lago, preparo il campo, faccio tutto quello che devo fare e poi posso subito andare in pesca e non perdo tempo. Esatto. Un'altra cosa fondamentale, secondo me, è conoscere anche in parte, Cri, giusto, ne parlavamo ieri sera, che non è una brutta cosa anche informarsi di dove si sta andando a pescare. Non è un reato estrapolare qualche informazione sul lago, sullo spot di pesca, perché comunque, ragazzi, avere due info veloci, e faccio un esempio veloce qui, pescare a media distanza, tre quarti rispetto ai canneti, e il fondale che è melmoso, fangoso, quindi già queste due cose ci danno un input su come potremmo impostare la sessione, ok? Quindi a livello di pasturazione, di rig, di tutto, quindi già queste cose ci fanno un po' cominciare a elaborare come poter affrontare al meglio la sessione. Certo, certo. Sì, anch'io mi informo praticamente qualsiasi sessione che faccio. Non è un reato, soprattutto, ragazzi, se si ha una sessione breve, avere e questa, ragazza, è scusate, ma questa è il la riprendiamo, ragazzi. Vedo Oscar preoccupato. Calda la carta, Oscar. Ve lo meritate. 30 pesci, ragazzi. Oscar ha detto 30 pesci. Quindi può essere anche un gatto, ma è un pesce. No, i gatti non li consideriamo. No. Non ha detto carpe. Oscar, due considerazioni prima dell'inguadinamento. Per quanto riguarda? Il sushi. Sei pronto? Carico? Ah, carta di credito pronta? Sì, 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 tutto pronto. Max, non perderlo. Ragazzi, ricordatevi di commentare il video, che Oscar vi fa un regalo. 5 kg di isofish e vi spediamo anche a casa la 30ª carpa. E due nigiri. C'è un po' di tensione a tirare su sto pesce, sono sincero. Sarà che l'ultimo, magari. Perché direi che dopo questo, ragazzi. Anche perché, ragazzi, Oscar ha ancora le canne su. Sì, lui remava contro. Ma Max e Cri alle 5 e mezza stavano spombando. La fame è tanta, ragazzi. Tanto sì, perché non abbiamo mangiato niente, a parte qualcosa ieri sera, un e-baili. Ragazzi, questa è la carta decisiva. Sì. Kurt Schenk, fate il vostro lavoro. No! Non fare così, Oscar! Occhio! Amo il godino, spaccato. Lo voglio io? Ti fidi? Ti fidi? Max? Ti fidi ciecamente di te, Oscar. Occhio, signori! Se ti fidi ciecamente, chiudo gli occhi. Dopo un sushi mi fido ciecamente. Prima no. Adesso tutto in mano di Oscar. Quindi potrebbe. Oh. Ragazzi, le palline in mano di Oscar. Aspetta che te la guadino. Non riesci? Sei? Falle entrare di lato, falle entrare di lato. Comunque è ora di cambiare questa scuola lì. Oscar, sì. Proprio ora. Sì. Sì. Mi chiama 31, ci dici Oscar, ci regala quello. Ci dici tu quando, Oscar? si fa sentire quando sono sotto riva qua. Stanno arrivando contro anche loro. Mi hai fatto due parole di dicendo, ragazzi. Roba. No, a parte gli scherzi, ragazzi, non sto forzando, perché sotto riva non si forza mai il pesce. Se uno è un po' aperta, se si sa ad andare, va. Si aspetta. Ha tirato indietro il guadino, Oscar, Vedo il guadino che va indietro piuttosto che avanti, Max. Sì. Non c'è più. Non deve essere neanche proprio malvagio. No. Bel pesce. Occhio. Ci sei? Occhio. No. Perché stiamo sudando con sta carpa? Non so. Non che faccio io? Dai! 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 Da sushi! Sushi e pallino per voi, ragazzi! Bravi, complimenti! Ragazzi, bravi! Questa è la carpa che ci ha garantito il sushi e l'isofish per qualcuno di voi.
Allora ragazzi, è ufficiale, a 30 ci siamo arrivati, quindi complimenti, un po' meno, ma complimenti. E quindi a 30 era il nostro obiettivo, l'abbiamo raggiunto, a parte il pranzo che ovviamente ci offrirà perché ha perso la sfida. Ricordatevi di commentare il video se volete ricevere il regalo. Uno di voi verrà sorteggiato un sacco da 5 kg di Isofish. A proposito di Isofish, andiamo avanti un attimo con quello che erano i punti focali, così almeno siamo anche un po' in velocità. Un altro punto focale secondo me è avere un buon rig, un rig che funziona. Io e te ho visto che usavamo lo stesso rig. Vabbè. Christian preso ugualmente. Christian sta ancora scoprendo adesso cos'è le rig, quindi aveva fatto un salto di qualità l'anno scorso che montava gli spinner. Adesso basta, neanche quelli. Ah, proprio combi, che sì. Niente, è tornato vecchio stampo. Vabbè, ok. Però un rig con una buona meccanica e che funziona, io sono convinto che quelle due slamate che abbiamo avuto usavamo ami senza artiglione, quindi perdi un attimo il contatto con il pesce, Oscar, la carpa si slama, va bene, ci sta, fa sì, parte del fa gioco. Parte del gioco, sì. A quest'ora potevamo essere a 32 e invece siamo a 30 precisi. E un'altra cosa buona che è giusto focalizzare, secondo me, poi ovviamente correggimi se sbaglio, è avere anche delle esche buone. Okay? Certo, sì, sì. Abbiamo parlato tanto in questo video delle Isofish, sono ottime boilies, però non sono state quelle che hanno fatto la differenza, ovviamente, che ci hanno fatto toccare tutte queste carpe. Abbiamo usato sì esche di qualità, perché anche il pellet è un'esca di qualità, è un'esca molto molto attrattiva, e la chiave è stata per sì pasturare con costanza e certo, con precisione, certo, che è fondamentale, perché se il nostro pastore non cade lì dove abbiamo l'innesco, cattureremo certo, certo, molto molto meno. Quindi io, permettimi se, sì, se ti interrompo, io quando dico però esche di qualità, ovviamente sappiamo che comunque le Isofish sono di ottima qualità, però volevo essere un attimo un po' più aperto. Esche di qualità nel senso che una buona esca può essere un'esca che è stata inzuppata per mesi in un goo, in un smart liquid. Hai visto, io che ho l'infusa, prima ne parlavamo, dove appunto sono state ferme per mesi, quindi quella è diventata un'esca, certo, top, no, super attrattiva. Poi ovviamente per sessioni veloci un innesco trattato ad esempio con il goo ci aiuta, no? Certo, perché certo. Sì, la però, ciliegina sulla torta, no? Esatto, esatto. E, cioè, l'insieme di cose, sì, esatto, l'insieme delle cose, no? Esatto, che alla fine fanno la differenza, no? La pastura, abbiamo usato ottimi spot mix, abbiamo pasturato con precisione con i distance sticks, i ricchi hanno funzionato, sì, tutto l'insieme, tutto l'insieme. Ovviamente però non è che si può pensare di venire qua a sederci, lanciare la cannetta. Secondo me infatti il pescatore che arriva nello spot con l'esca perfetta, che non esiste, non fa niente. Il pescatore che arriva e lavora è, sì, quello che secondo me poi si diverte. Ma cosa abbiamo sempre detto, Chris? Il carfishing non è statico, è dinamico. Ognuno c'ha la propria, sì, esca, ragazzi. Però assolutamente sì, il fatto è il lavorare con costanza per garantirci lo spot di pesca sempre pasturato, per garantire che a ogni passaggio di qualsiasi carpa si fermi e trovi del cibo. E poi ovviamente cadrà sul nostro innesco, certo, nel mio caso, nel mio video. Esatto, esatto. Però fare le cose fatte bene, come usare Dista Stick, perché vediamo tante persone comunque che spombe lanciano così un po' a caso, e lo facevamo noi, perché prima, ovviamente sì, sì, da principianti magari, o da non avevamo voglia di, lanciavamo le nostre canne, lo spombe andava due metri più in là, quindi il nostro innesco era fuori pastura. È importante fare queste piccole accortezze, perché pasturare sempre nello stesso posto vuol dire garantirsi un letto di pastura costante, e cadere con l'innesco sempre su questo letto di pastura vuol dire fare sessioni di questo tipo. Sì, tutto qua. La stessa cosa si può ottenere pasturando solo col cobra, no? Certo, sono solo palline, certo. Io per esempio di lì ho scoprato, sì, sì, diverse boilie, oltre alla pastura. Non si deve per forza usare lo spomp, no? Si può, se si vuole, certo, pescare solo con le palline. Sì, anche perché magari cobra, uno
non ha la canna da spombo, sì, quindi sì, ha un cobra che è più accessibile, sì, e si spomba le palline. Quindi ragazzi, il sunto è questo, organizzazione, preparazione, voglia di fare soprattutto, perché se non ci dai... Poi una cosa importante che vorrei ancora dire, perché l'ho visto anche in questa sessione, io ho pescato solo in uno spot con tutte e tre le canne. Vi consiglio, se fa per qualsiasi sessione, se pescate come me con tre canne, due canne in un unico spot, provare diversi inneschi, quindi non tre inneschi uguali. Il primo giorno ho pescato con tre bilanciate diverse, però erano bilanciate, non ho catturato tanto. Il giorno dopo ho innescato affondanti alleggerite e ho iniziato a catturare. Esatto. Diciamo, ho iniziato a catturare bene. E quindi provare magari su una canna una pop up, su un'altra magari non so, potete innescare una Tiger o un picco di mais finto, su un'altra un omino, un affondante, quindi fare queste prove e sicuramente troverete l'innesco che funziona di più in quel lago o in quella sessione o quel giorno, quindi secondo me è un altro consiglio importante, sì. Certo, certo. Sperimentare con gli inneschi, se non catturate, se siete sicuri che i pesci ci sono, cambiate gli inneschi, perché l'ho notato tantissime volte che i pesci c'erano ma non sono riuscito a catturarli, poi ho cambiato gli inneschi e poi bam, ha funzionato. Bene. L'ho preso. Quindi questi sono un po' i consigli che possiamo darvi da questa esperienza. Ognuno poi fa quello che vuole, ragazzi, noi non dettiamo legge. Poi se tirate sulle canne come nostra questa mattina, le carpe non le prendete, ragazzi. Ma ci siamo noi di prima, che le prendiamo. Ci abbiamo pensato noi, esatto. Una 30. Bene, io direi che ci facciamo un bel caffè adesso, ragazzi, e poi pian piano iniziamo a smontare. Sì. Mi sai che ti sei scusato che hai una carpa? Sì, sì, ce l'abbiamo, ma la volevo tenere per i saluti finali. Ragazzi, perché quella è la carpa. Guardate cosa ha fatto Max finché aspettavo. Posso fare anche un elefante se volete con questa. Andiamo a bere un caffè che ne abbiamo bisogno, ragazzi, ci vediamo fra poco. Bene ragazzi, allora, come promesso vi facciamo vedere la carpa numero 30, quella che farà vincere a uno di voi un sacco di ISOFISH da 5 kg e quella che ci farà mangiare a scrocco oggi il sushi. Quindi, mi raccomando, scrivete nei commenti, perché poi tramite i commenti sceglieremo appunto uno a caso. Faccio scegliere la mia figlia. Scegli uno. Te. Testo. Oscar ha vinto lui. E quindi sì, vi verranno spedite poi a casa. E bene, io direi che la facciamo vedere, ragazzi. Non è male, anche questa sa regalare emozioni. Oppala! Vediamo se riusciamo a immortalarla. Piano. Pesce di media taglia. Sì, bello. Sì, poi ci sono carpe anche più grosse qui, ragazzi. Non le abbiamo prese in questa sessione, ma ci hanno fatto delle foto. Sappiamo che ci sono carpe più grosse, quindi eventualmente possono anche essere. E chi cerca le big? Comunque è un lago dove ti diverti. Sì. Se peschi bene, sì, puoi sì, fare tante. Se poi c'è anche la compagnia giusta, ci si diverte tanto. Sì. Bene ragazzi, allora, questa adesso dopo un piccolo scatto di rito la andiamo a rilasciare. Noi ci cambiamo, ci laviamo e ci vediamo. Il video poco non finisce qui. No, perché ragazzi, no. Noi vi facciamo vedere che Oscar pagherà il sushi. Il video quindi non ci saranno dei momenti da immortalare, soprattutto la strisciata della carta. E quindi intanto questa... ragazzi, vi ringrazio, mi sono davvero divertito. Siete veramente, ho detto anche nel video, bravissime persone. Ti ringraziamo, Oscar. E mi sono davvero divertito. Dobbiamo iniziare a pensare a organizzare la terza uscita. La terza sessione. Questa volta la prossima cercheremo di farla. Magari fateci sapere nei commenti dove potremo fare sì, il prossimo sì, video. Esatto. Però per favore non in questo periodo. No. Il corso era agosto. Sempre agosto. Le ferie sono queste, Oscar, quindi okay. Ad agosto. Allora parlerò io con le vostre mogli, se volete. Va bene. Se parli te siamo tranquilli. Hai la matura? Sì. Va bene ragazzi, allora rivediamo un attimo questo splendore e poi andiamo con le immagini direttamente dalla sala sushi. E via. Bene. Bravi. Ragazzi. Da Embrio, Laghi Gramigna, per il momento è tutto. Speriamo il video
sia stato di vostro gradimento, vi sia stato d'aiuto. E noi ci vediamo tra poco, però dobbiamo dirlo nel prossimo video, non sappiamo né dove. Ah, ma no, lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Ci blocchiamo qua, ragazzi. Ci blocchiamo qua. Bene. È giusto che vedi Oscar che paga sushi. A ragazzi, più tardi. A tra poco. Ragazzi, ve l'abbiamo promesso. Sushi! Andiamo a mangiare sushi, ragazzi. Ragazzi, andiamo al sushi, aspettiamo il nostro tavolo. Oscar è preoccupato. Mangeremo come draghi. Ragazzi, qui il pranzo continua. Stiamo mangiando a far schifo. 30 pezzi a testa. 30 piatti. 30 piatti. 30 carte, 30 piatti. Buono, veramente buono, ragazzi. Oscar? Molto buono. Oscar, ragazzi, ci ha messo del suo anche qui. Signor Birra. Buono. Bene, il pranzo continua. No, anche la vita, ragazzi. Anche la vita. Ciao, tavolo 2. Ciao Mimone. Ciao. Tre minuti. Ragazzi. Ciao Mimone. Però. Ebbene, fatta, ragazzi. Da dire che Oscar è uno di parola. Mantiene la parola. Oscar. Scottino. Ciao, grazie. Scottino, ciao, grazie. Vedi il biscotto dopo, eh. Ragazzi, chiusura del video un po' ambigua. Strana. Non siamo in pesca, ma Oscar è una persona di parola. Sushi pagato, grazie Oscar. Grazie mille, no. Scherzi a parte, ragazzi. Allora, noi ringraziamo Oscar. Ringraziamo Oscar, grazie ovviamente. Grazie a voi, ragazzi, per l'invito. E faremo altre sessioni con Oscar, abbiamo già discusso di alcuni posti fattibili, sì. E che dire, speriamo che questo video, come al solito, vi sia stato d'aiuto, sia stato di ispirazione, ma soprattutto d'aiuto, perché sapete che noi ci teniamo molto a divulgare informazione. Magari avete preso qualche consiglio dato da Oscar. Sapete che non dovete fare i miei rig. Esatto, sapete che dovete commentare se volete vincere il pacco di Isofish da 5 kg e basta, cosa possiamo aggiungere, Oscar? Ci siamo divertiti? Madonna, e come? Spero. No, siamo davvero divertiti, tanti pesci, tante risate. Sì, potevamo fare il doppio dei pesci se non filmavamo, eh. Certo, sempre così quando fai un video, sì. Porta via tempo. La metà. Devo tenere in considerazione che ci siamo anche fermati più di qualche volta per fare, sì, alcune riprese, altrimenti era impossibile. No, anche perché poi il caldo iniziava a farsi sentire a una certa ora. Cioè, su giù era massacrante. Quindi se l'avessimo fatto su un altro periodo senza fare riprese o roba, portavamo a casa 60 pesci, come ridere. Probabile, sì. Sì. E queste sono le sessioni che uno magari cerca per stare tranquillo, divertirsi. Sì. No, non serve fare 60 pesci, però. I laghi perfetti per divertirsi, no? Perché fai veramente tanti pesci, tante partenze, se peschi bene. Sì, sì. Pescare bene però è una cosa che pescare se si fa bene, ovunque, nel senso, sì, paga.
Poi ovvio, se vai su un fiume non avrai la stessa probabilità di cattura. Un lauro c'è tanto pesce e se peschi bene farai tante partenze. No? Quindi il lauro è perfetto anche per quelli che hanno appena iniziato, no? Non è un lauro difficile. Quindi sì. Anche perché i baili sono disponibili, anche con noi sono stati. Il lago di Cini bisogna essere soci, qui a Gramigna è possibile fare permessi giornalieri, quindi. Sì. Ragazzi, se volete, siete della zona o magari volete venire per fare una pescata, mandate un messaggio alla pagina di Imbro, ci staremo su Facebook. Esatto. O magari possiamo mettere sotto il video. Mettiamo i link. Metteremo il link sotto questo video, ragazzi, troverete appunto. Adesso vediamo tutti i contatti magari per riuscire ad accedere al lago o a chi appunto si occupa poi di prenotare. Sì, sì. Ragazzi, commentate. Anche perché Oscar generosamente, ripeto, ha messo in palio 5 kg di Isofish, quindi. Esatto. Anzi, grazie. Bene. Ragazzi, dalle pance piene, adesso prenderemo sonno per strada sicuramente. Noi vi diamo appuntamento come al solito al prossimo video. Non sappiamo dove, quando, con chi, con cosa, ma Crimac ci sarà, ragazzi. Quindi, da Embrio, Laghi Gramigna, da Crimac e Oscar Brugger e Sushi. Vi diamo appuntamento al prossimo video e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, ciao!